Siete mai stati a Dubai? È sicuramente uno dei paesi più ricchi sul pianeta, anche affascinante, e la criminalità non è nemmeno così elevata, quindi potete stare tranquilli. Quasi nessuno proverà a rubarvi qualcosa là perché non ne hanno motivo. Molti sono ricchi sfondati ed è meglio non provocare la polizia in quelle zone. Perché? Beh, intanto hanno la macchina più veloce di tutte. È un inseguimento impensabile. Cioè, prima di accendere il loro veicolo e mettersi alle calcagna del criminale possono anche farsi un caffè senza problemi. Se volete vederla e magari sapere tante altre curiosità, vi consiglio di rimanere fino alla fine del video e ovviamente di passare prima dal mio canale Telegram di sconti, con il link in descrizione così da risparmiare ogni giorno qualcosina e permettervi quel fantastico viaggio negli Emirati Arabi che avete sempre sognato. Beh, che però vi sconsiglio di fare ora, sapete, no, non è il massimo. Partiamo! Numero 8. Come ho detto all'inizio, non potete batterli in una corsa, se hanno il pilota giusto siete fottuti. Alla prima rapina vi beccheranno senza problemi dopo pochi minuti, questo perché sono il paese con l'auto più veloce. Una Bugatti Veyron nuova di zecca. Dal 2013 è nel loro garage. Ok, magari non la usano tantissimo perché alla fine è più per bellezza, visto che danneggiarla anche solo leggermente equivarrebbe a un taglio nello stipendio dei dipendenti. Hanno superato quindi gli Stati Uniti in quell'anno che deteneva il record con una bellissima Lamborghini. La particolarità del 12 cilindri non è soltanto la velocità. Cioè, fare da 0 a 100 in 2.5 secondi è una cosa pazzesca, ma anche il fatto che abbia una frenata micidiale. Quest'ultima è una cosa assolutamente importantissima per una macchina della polizia come si deve. In questo caso da 100 a 0 in soltanto 2.3 secondi. La velocità massima dell'originale in teoria dovrebbe essere 406, correggetemi se sbaglio, ma in questo caso è stata bloccata elettronicamente a 230. Giustamente non ci sarebbe sfida se andasse a 400 km orari per davvero. E non credo ci siano persone in grado di fare una gara a quella velocità contro gente pericolosa in mezzo a una città. C'è anche un altro ma, come detto prima, non verrà usata per gli inseguimenti in realtà al 99,99%. L'hanno comprata per dimostrare di avercelo più bello e grosso, credo, sapete come siamo noi esseri umani. Numero 7. Diventare uno di loro non è semplice però. Per poter toccare e magari fare un giro sui loro bolidi, di cui parleremo anche più avanti nei punti del video, bisogna superare varie prove e imparare un bel po' di roba. Molti stranieri trasferiti per sempre a Dubai hanno tentato di infiltrarsi e diventare poliziotti lì, ma è più difficile del previsto. Per questo il loro corpo di polizia per la maggior parte ha soltanto cittadini nati e cresciuti a Dubai. Prima di tutto tra i requisiti rientra ovviamente la cittadinanza negli Emirati Arabi. Ma è solo l'inizio, dovrete poi imparare l'arabo a livello intermedio, ma non soltanto parlarlo, sarebbe troppo facile. Anche saperlo scrivere e rispondere a delle domande precise su questa lingua. E a proposito di lingue, l'inglese è obbligatorio. Dubai non vuole fare figuracce, se arrivano turisti a chiedere aiuto a un poliziotto bisogna essere pronti e dimostrare di non essere ignoranti. In questo poi sono più avanti di molti altri poliziotti nel mondo. Poi ovviamente ci sono varie prove, sia scritte che fisiche. Non sono difficilissime, ma richiedono un bel po' di impegno, un po' come nell'esercito. Tutto ciò non è affatto per niente. I lavori vengono pagati, in questo caso guadagnano circa $3.000 al mese, in euro dovrebbero essere circa 2.700 netti. In più si aggiungono vari bonus in base alle capacità, tipo le performance in campo, e altri fattori che non sto qua a dirvi, ma che possono portare lo stipendio netto a più di 3.000 euro al mese tranquillamente. Numero 6. Sono i poliziotti più progressisti di tutti gli Emirati Arabi, anzi di tutto il mondo, e non sto esagerando, non solo il personale delle forze è istruito in modo impeccabile, come detto prima, ma hanno anche le ultime tecnologie per qualunque cosa. E sono stati pure i primi in tanti campi, tipo quello dei test con il DNA e delle impronte digitali. Sono stati i primi anche a utilizzare sistemi GPS per ritrovare macchine scomparse. Tanti non ci credono a queste cose, ma è proprio così. Per questo motivo il paese è molto sicuro. Saranno anche i primi a creare un'intera stazione di poliziotti robot, niente esseri umani, solo magari i manutentori. Entro il 2030 il 25% delle forze armate del paese sarà composta da poliziotti senza cuore controllati anche a distanza, non senza cuore nel senso cattivi, ma che sono robot. Il primo di questi ufficiali robotizzati è stato introdotto nel 2017. Non è proprio come me l'ero aspettato, eh? Indossa un cappellino e ha delle ruote per muoversi, tipo quelle di supporto che utilizzano i bambini quando stanno imparando a usare la bici. Al centro ha un touchscreen che è il fulcro di tutto. Quando qualcuno vorrà segnalare un crimine, potrà farlo scegliendo il menu giusto e parlando al robot. Da lì si potranno anche scegliere le multe da dare e le modalità del poliziotto. Non so cosa sia di preciso.
ma deve essere fighissimo. Magari poliziotto cattivo o poliziotto buono, boh. Vedremo più avanti come andrà, perché a detta del governo è un modo per diminuire gli infortuni delle persone a lavoro e evitare incidenti mortali. Che dite, saremo a Yo Robot oppure Yo Dubai? No, Yo Dubai Robot a Yo... Ok, continuiamo. Numero 5. Oltre ad avere l'auto più veloce, hanno anche l'auto più tecnologica e forse bruttina da vedere, perché al primo sguardo pensavo fosse uscita da qualche crash test. Eccovi Ghiat o Ghiat, non so come pronunciarlo. L'auto della polizia di Dubai dotata di tecnologia per il riconoscimento facciale. Possiamo trovare delle cose davvero troppo avanzate per essere di questi anni. Oltre al riconoscimento facciale, possiede una tecnologia di riconoscimento targhe automatico, in modo da sapere tutto del conducente della macchina prima ancora di uscire dal veicolo. Questo grazie alla telecamera scomparsa presente sul tettuccio che appare, appunto, a scomparsa. Internamente è una meraviglia di design, nonostante l'esterno un po' strano, a mio parere. Ehi, opinioni personali, eh. Pieno di schermi touch sia avanti che dietro, è una comodità da auto sportiva di lusso. La cosa più interessante però è il fatto che sia costantemente collegata al quartier generale, in qualsiasi momento si può inviare un segnale di SOS per ricevere aiuto. Altro che telefonata a casa del milionario con Gerry Scotti. E pausa quiz. Qual è l'auto più veloce del mondo? Sì, i poliziotti di Dubai hanno l'auto più veloce in confronto a tutti gli altri poliziotti, ma non è quella più veloce del mondo. Se sapete la risposta, scrivetemelo sotto uno dei commenti che scriverò e metterò in primo piano. E intanto andiamo avanti. Numero 4. Non dovete pensare si limitino soltanto alle macchine iper mega ultra fotoniche. A quanto pare quest'anno verranno aggiunte le moto volanti, se non lo hanno già fatto, eh. Saranno come sempre i primi in assoluto ad adoperare certe cose. Eccovi gli Oversurf, modello Scorpion 3, creati da un'azienda russa che ha depositato i brevetti già nel lontano 2017. Volano a 5 metri da terra e non di più per legge, visto che oltre si rischia di creare seri danni alle strutture e ancora non c'è una tecnologia che regga, altezze troppo elevate. Sono elettriche e sono in grado di raggiungere anche i 100 km orari. Sfortunatamente non verranno ancora usate per inseguimenti complessi, bensì per controllare la città in brevi tratti o inseguire ladruncoli che vogliono svignarsela a piedi dalla legge. O in bici, o in skateboard. Ehi, c'è davvero qualcuno che scappa in skate? Questo perché l'autonomia della batteria è leggermente ridicola, circa mezz'ora, un po' come il mio Samsung ultimamente. Ma questa è un'altra storia triste. Comunque, come avrete capito, non siamo assolutamente GTA e inseguimenti da panico, così nessun giornalista potrà farci un articolo contro i videogiochi. Verranno vendute ai privati tra poco tempo, il problema è il prezzo, circa 130.000 euro, per un prodotto che è più una beta che altro. E solo 20.000 sono di deposito, a sto punto andrei per la Cybertruck. Numero 3. E rimanendo in tema Tesla, a quanto pare adotteranno molto presto anche una bella Cybertruck. Sin dall'uscita l'auto ha suscitato opinioni contrastanti, tra chi voleva assolutamente averla e chi provare a distruggere il vetro con una palla di ferro. Ah sì, poi c'è anche chi l'ha definita un'auto in bassa definizione uscita dall'era PS1. Nonostante ciò, aveva superato le aspettative dell'azienda arrivando a preordini stellari. Anche Dubai ha assistito all'annuncio della nuova bestia elettrica di Tesla e ha già commissionato un modello personalizzato, da usare in polizia, forse leggermente più potente. In effetti potrebbe essere l'auto giusta per qualunque poliziotto, resistente e in grado di affrontare migliaia di strade senza troppi problemi, grazie agli avanzati sistemi di guida e alla meccanica all'avanguardia. No, tranquilli, non la sto sponsorizzando. Se me ne dessero una gratis per farci pubblicità avrei fatto un intero video a parte. Ehi, non giudicatemi, è una Tesla. Chi mai potrebbe rifiutarla? Avrà anche una verniciatura personalizzata con il logo della polizia di Dubai e i tipici colori. Numero 2. Tante sono le auto sportive presenti, tra cui la BMW i8 che può fare da 0 a 100 in 4.2 secondi e ha una potenza di 350 cavalli e passa. Poi possiamo trovare anche una Lamborghini, un bel V12 da 700 cavalli, oppure ancora una Ferrari FF che al contrario di tutte le altre è a 4 posti. Il loro garage farebbe invidia a qualunque riccone di Hollywood. L'unica cosa brutta è che non le usano quasi mai le auto supersportive. Sono praticamente decorative quelle più potenti e sono messe in mostra per i cittadini e i turisti, che potranno ammirare quanto il loro paese faccia schifo in confronto. Il valore preciso di questo parco macchine non lo so, ma immagino i soldi bastino a sfamare un'intera regione italiana tra un po'. Numero 1. Dopo moltissimi anni le donne hanno ottenuto il diritto di guida, ma sapevate che nella polizia esiste anche una squadra tutta femminile?
La creme della creme del paese, pronte a tutto e coraggiose come poche, hanno messo la loro vita al servizio del paese e ne vanno fiere. E vi dirò di più, non scherzateci assolutamente, rischiate di farvi male. Sono cazzute, ma tanto cazzute. Tutto questo è stato fatto perché Dubai vuole dimostrare al mondo di non essere così chiusa come alcuni pensano nei confronti delle donne. I lavori principali consistono nella protezione di personaggi pubblici importanti e protezione delle donne nei luoghi pubblici, ma non fanno e non faranno mai il turno notturno, non so bene il perché. Chissà se ora i più scettici cominceranno a cambiare opinioni sulle loro rigide regole. In effetti ne hanno tante. Un altro compito importante della polizia è di farle rispettare. Al contrario degli altri paesi, alcune risultano davvero estreme. Con questo concludiamo. Che dire, i loro veicoli potrebbero perfino risolvere la fame nel mondo tra un po'. Sono stati a volte accusati di eccessiva violenza, ma questa è un'altra storia di cui parleremo in un altro video. Se il video vi è piaciuto, commentate, mettete un bel mi piace, noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.